Mariani, si parla molto di rimpasto in giunta a Teramo, ridistribuzione delle deleghe. Lei che parere ha e se si aspetta un posto per il consigliere Di Marcantonio? Innanzitutto mi sono espresso più volte su concetti generali, però penso che siccome la situazione è molto delicata, come ho detto più volte, è il sindaco che deve appunto occuparsi di questo, cercare di trovare la quadra e trovare appunto soluzioni. Io non ho mai fatto interventi invasivi, come è noto, al di là di quello che possono pensare molti, per luoghi comuni della politica, quindi io penso che sia necessario più che altro, come ho detto più volte, ci siamo confrontati io e il sindaco diverse volte, concordando che va dato un cambio di passo, una velocità maggiore all'azione amministrativa, ma penso che questo lo hanno coscientemente riconosciuto tutti, che non vuol dire né accusare e né praticamente dire che le cose sono davanti ad un disastro non recuperabile, anzi penso che a un anno c'è la giusta verifica e la giusta presa di coscienza da parte di un gruppo di maggioranza, un gruppo politico, per vedere cosa bisogna fare da qui in poi. Però vorrebbe un PD più presente in giunta, o perlomeno auspicherebbe? Ma io in realtà dico sempre che c'è una squadra, di fronte ad una squadra, praticamente è quello che conta. Il problema è il PD è una parte, è un'unità fondamentale di questa maggioranza, ma non è l'unico pezzo vitale. Quindi io penso che bisogna trovare l'armonia, più che altro con le persone giuste. Questo è stato anche lo schema per cui mi sono speso, impegnato nel cercare di convincere, come poi sono riuscito a fare insieme ad altri, il professor D'Amico a candidarsi presidente della Regione. Cambio di passo però in che termini? Cambio di passo nei termini che bisogna naturalmente intervenire sulle diverse opere pubbliche che vanno a rilento, sui diversi cantieri che anche ancora non partono e su un coordinamento della manutenzione ordinaria in centro storico e in periferia un po' più puntuale e veloce, perché si percepisce un po' uno stato di abbandono a volte, e quindi per questo non lo può e non se ne può occupare una singola persona, ma deve essere una squadra che si siede e sceglie la priorità. Per fare questo appunto ci vogliono risorse e ci vuole la lealtà da parte dei colleghi, da parte di chi si occupa di manutenzioni e lavori pubblici, di dire marciamo tutti insieme verso questa direzione.